Bentrovati gentili telespettatori a questa nuova edizione di TGM, il telegiornale di Media 24, che apriamo come al solito con la pagina di cronaca. Un incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di ieri a Sedegliano, per cause in corso di accertamento, un'autovettura alla guida della quale vi era una donna con a bordo anche un bimbo di 8 anni è uscita di strada andandosi a schiantare contro un passocarraio. Soccorsi dai sanitari del 118, entrambi gli occupanti sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni. È una donna di 72 anni residente ad Azzano Decimo, è deceduta dopo essere stata colta da improvviso malore nel mentre era impegnata in un'escursione tra Cava Buscara e Caseramela in Valcellina. Con lei c'era anche il marito che ha prontamente allertato i soccorsi, i quali hanno raggiunto la donna, ma poco hanno potuto per rianimarla da un arresto cardiaco che gli è stato fatale. E per rientrare nei parametri di legge in materia di conformità ambientale del pellet, è necessario ottemperare a determinate regole che non sempre vengono rispettate dai produttori. Così è scattata un'indagine della Guardia di Finanza che ha sequestrato ben oltre 5.000 tonnellate di pellet da riscaldamento, contraffatto e commercializzato in frode. L'operazione a largo raggio ha interessato tutto il territorio nazionale, compreso il nord-est. In totale sono stati 52 titolari di azienda, rivenditori, produttori, importatori e grossisti del settore, ad essere stati denunciati per i reati di contraffazione e frode in commercio. Con operatività fino alla fine di agosto, domani, martedì 12 luglio, riaprirà a Lignano Sabbiadoro l'ufficio della Polizia di Stato. Al personale proveniente dalla Questura di Udine saranno affiancati agenti di nuova nomina provenienti da altre sedi. La polizia effettuerà servizi mirati di prevenzione e contrasto, rivolgendo una particolare attenzione a quei comportamenti che offendono il decoro urbano e la quiete dei vacanzieri. E i vigili del fuoco di Portoguaro potrebbero avere finalmente una sede più nuova e funzionale rispetto a quella datata nella quale sono sistemati ora. La giunta comunale, non prima di aversi confrontato con il comando dei vigili del fuoco di Venezia, ha dato mandato agli uffici affinché attivino le procedure tecnico-amministrative per la ricerca di un'area funzionale alla futura realizzazione della sede operativa dei Vigili del Fuoco di Portogruaro. Inizialmente si era tenuta in considerazione l'ex polveriera di San Nicolò, ma ora si fa strada l'idea dell'acquisizione di un terreno lungo via Treviso, vicino alla rotatoria degli Alpini, che consente l'accesso sulla tangenziale e da lì anche alla A4. E si sono incontrati a Pordenone Gianna Santin, la presidente provinciale di Federalberghi, e la neo assessore comunale al turismo di Pordenone, Morena Cristofori, con le due anche Alberto Santarossa, segretario della sezione pordenonese della Lega per Salvini Premier. L'obiettivo comune è quello di lavorare in sinergia per promuovere il turismo a Pordenone, lo ha reso noto il consigliere regionale leghista Simone Polesello, il quale ha evidenziato come quello avvenuto sia stato solo il primo di una serie di incontri in programma. Riteniamo, ha dichiarato Polesello, vincente la strada intrapresa e continueremo a lavorare su eventi, concerti e mostre per portare altri turisti e visitatori a Pordenone. Imprendi Green è il riconoscimento che Concommercio ha istituito per le proprie imprese e associazioni territoriali e di categoria per premiare comportamenti virtuosi e buone pratiche in chiave sostenibile, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Per poter ottenere la certificazione si deve dimostrare di aver raggiunto una soglia minima di punteggio determinata dalla Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, sulla base dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento. Ad una verde di Caorle sono già in 5 gli operatori privati ad aver conseguito il prestigioso riconoscimento in tema di sostenibilità. In questo senso va vista We Love the Sea, l'iniziativa ecosostenibile dei bagni Bella Vista di Chiara e Giovanna Poletto. La volontà è di distribuire acqua fresca in spiaggia senza l'impiego delle classiche bottigliette in PET, arrivando così a ridurre il più possibile, vicino allo zero, la produzione dei rifiuti in plastica all'interno dello stabilimento balneare.
La soluzione individuata è quella di promuovere l'uso della borraccia da riempire attraverso un apposito erogatore utilizzabile acquistando un abbonamento dedicato ad un costo modico alla cassa dello stabilimento. Ed appare difficile pensare alla stagione invernale quando ancora si boccheggia sotto la canicola estiva. Nei giorni scorsi, ad ogni modo, la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha reso note tutte le principali tariffe e novità rivolte agli sciatori per la prossima stagione 2022-2023. Neve permettendo, il calendario vedrà l'apertura degli impianti entro l'8 dicembre, mentre la chiusura è prevista per il 21 marzo 2023. Fate eccezione per Sella Nevea, che chiuderà il 10 aprile. A tal proposito sentiamo le dichiarazioni dell'assessore alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emilio Bini. Assessore Bini, la Giunta regionale si è occupata oggi delle tariffe degli impianti di risalita. Quali sono le novità? Beh, innanzitutto la tempistica di approvazione dei calendari invernali, solitamente venivano approvati in autunno, abbiamo voluto anticipare per favorire un po' gli operatori, quindi a luglio. Poi le novità sono il mantenimento delle tariffe stesse rispetto alla stagione precedente e si badi bene, lo sforzo sarà notevole da parte dell'amministrazione regionale a fronte degli aumenti importanti dei costi energetici. E poi per il resto, insomma, ci sarà la possibilità, ma questo già veniva 21 e 22, di poter utilizzare con un unico abbonamento tutti, fruire di tutti i poli montani del Friuli Venezia Giulia. Quindi anticipazione dei tempi per l'approvazione, mantenimento delle tariffe e possibilità con un unico abbonamento di utilizzare tutti i poli. A proposito di stagione, torniamo adesso a Caorle, dove grazie a passeggiare a Caorle il turista può conoscere il borgo marinaro e la sua laguna attraverso tour guidati a piedi. Gli ospiti di Caorle, che hanno finora partecipato ai tour, hanno apprezzato la competenza delle guide turistiche naturalistiche che, attraverso una narrazione emozionale e completa in multilingua, hanno raccontato il passato del borgo storico tra Calli e Campielli ed i segreti del delicato contesto ambientale della laguna. L'iniziativa, che risponde ai fabbisogni di sostenibilità e qualità dell'offerta turistica, sempre più ai primi posti dei desideri degli ospiti italiani e stranieri, è in pieno svolgimento e proseguirà fino al prossimo 15 settembre. E a Madonna del Monte di Aviano si è ripetuto il tradizionale appuntamento di metà luglio con Il Pordenone. Come ogni anno si sono ritrovate famiglie, soci, volontari AIL, autorità e personale medico, tutti per onorare la memoria del mai dimenticato Bruno Ross, un vero pilastro fondatore di questa associazione che di giorno in giorno cresce nelle considerazioni e nelle fattezze della generosa operosità verso coloro che sono coinvolti, loro malgrado, in problemi di salute. Il classico appuntamento culinario è stato preceduto all'interno del santuario dalla celebrazione della Santa Messa. Al solito è stata anche l'occasione per un confronto su diversi temi e argomenti ematologici. In questo senso, prezioso è stato il contributo portato dal presidente AIL Pordenone Aristide Colombera e dai diversi ematologi delle strutture ospedaliere del territorio. Non sono mancati, in presenza oppure online, anche i saluti dei sindaci di Aviano, Pordenone, Polcenigo, Sacile e Caneva. Mercoledì 13 luglio alle ore 15.30 il reparto di ostetricia di Portoguaro aprirà le porte alla popolazione organizzando un nuovo evento informativo. In aula conferenze del laboratorio analisi, l'ostetrica e il personale medico spiegheranno come funziona l'attività e la gestione del punto nascite, mettendosi poi a disposizione per rispondere alle domande della popolazione. Seguirà poi la visita al punto nascite medesimo. I possessori di Green Pass potranno inoltre accedere al reparto e alle sale travaglio. L'attività informativa della ostetricia di Portoguaro continuerà con cadenza mensile. E durante il fine settimana appena concluso, a Meduna di Livenza si è rinnovato il tradizionale gemellaggio tra il comune trevigiano e quello tedesco di Senfeld. Per noi c'era Luca Curtarelli. Ci troviamo a Meduna di Livenza, qui fronte al municipio, in questa bellissima piazza. Questa sera una festa dedicata al gemellaggio tra Meduna e il comune di Senfeld in Germania. Allora, con noi abbiamo Diego, Arnaldo Piton, sindaco di Meduna,
Oliver Schulz, sindaco appunto di Sanford. Allora, sindaco, finalmente si rifà questo gemellaggio, visto che il Covid lo aveva insomma bloccato temporaneamente. Sì, siamo particolarmente contenti e emozionati perché dopo 2 anni di Covid siamo ripartiti. Questo è un evento enogastronomico tra i due comuni, un gemellaggio che dura da oltre 36 anni. Pilot Roberto, che è qua con noi, è stato uno dei fondatori di questo gemellaggio e beh, siamo particolarmente contenti con la speranza di ripartire con gli scambi giovanili, perché l'importanza è poi finalizzata dallo scambio culturale tra i giovani, tra le scuole. Allora, qui abbiamo appunto il sindaco di Semper. Sindaco, che importanza ha questo gemellaggio? Per noi è molto importante avere questo, riprendere questo percorso del gemellaggio dopo 2 anni di pausa, e in questi 2 anni comunque non abbiamo perso le amicizie. Le amicizie che si sono formate fra famiglie di Meduna e famiglie di Sempel. Importante, come diceva il sindaco Piton, sono i giovani, e i giovani devono portare avanti questa iniziativa. Per il sindaco Schulz da 2 anni, 3 anni che è sindaco, però è entusiasta di essere di nuovo a Meduna e ritrovare fra la gente i veri amici medunesi. Ecco, ha citato appunto i giovani, allora i giovani, questo rapporto. Sì, allora io faccio parte appunto del comitato del gemellaggio di Meduna e Sanfield, e appunto dopo appunto questi 2 anni di pausa c'era appunto questa voglia di ripartire, di creare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, per appunto uscire di nuovo un po' con un'aria fresca, quindi appunto magari un chiosco che magari attira anche un po' più di giovani, appunto per ripartire appunto dai ragazzi. Quindi siamo io e altri 4 ragazzi giovani per appunto fare anche un'immagine del gemellaggio diversa, un po' più fresca. Insomma, sindaco, largo ai giovani, abbiamo capito che c'è un seguito. Beh, assolutamente largo ai giovani, pure belli, perché ho un'invidia qua che non è da poco. E ringrazio appunto anche Roberto Pilot, che è stato assessore nel primo mandato della giunta e dell'amministrazione Sergio Piva, appunto, che ha creato e lanciato nell'86, vero Roberto, questo gemellaggio. Quindi li ringrazio veramente di cuore di questa cosa che stiamo portando avanti con passione e rispetto e importanza appunto attraverso i giovani. L'azienda di trasporti del Veneto orientale ha pubblicato un concorso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di addetti al servizio di trasporto di persone. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà essere presentata in originale e firmata in busta chiusa, indicando all'esterno, oltre al mittente, la dicitura concorso per operatori di esercizio, manutenzione autobus, giugno 2022. La busta dovrà essere indirizzata a TVO SPA, segreteria aziendale, piazza 4 novembre 8, 30027, San Donato di Piave. Potrà essere anche consegnata a mano o in alternativa inviata tramite posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12 di giovedì 29 settembre 2022. Per informazioni consultare il sito internet di ATVO. E a Belfiore, presso l'area festeggiamenti, il 16 luglio ritorna Prama in Color. Trattasi di una manifestazione benefica organizzata dalle sezioni Avis Aido e AIL di Pramaggiore, che vuole essere un'occasione per stare insieme, portando un po' di colore e di gioia. Il ricavato sarà poi destinato a delle realtà bisognose del territorio. Tutti i dettagli dell'evento nelle pagine social Prama in Color. Apriamo adesso la pagina sportiva occupandoci di nuoto. Si è tinta d'oro nella 4x200 stile libero la partecipazione del portoghese Massimo Chiarioni agli Europei Juniores di nuoto che si sono disputati in Ungheria. Nel moderno impianto natatorio di Otopeni a Budapest, il portacolori dell'Idros Oderzo, convocato in nazionale dal responsabile delle giovanili Walter Bolognani proprio per disputare la staffetta,
contribuito a trascinare i compagni Alessandro Ragaini, Filippo Bertoni e Lorenzo Galossi alla conquista del titolo europeo, con il tempo complessivo di 7 primi, 17 secondi e 45. La staffetta italiana si è imposta davanti alla Turchia e alla Polonia. Restiamo in tema di nuoto, ci spostiamo a Caorle, dove in oltre 400 si sono presentati alle edizioni 2022 di Nuotiamo Insieme Trofeo Alba Chiara, una delle manifestazioni più partecipate in Italia di nuoto in acque libere. Sarà per la cornice unica del suo genere, del Santuario della Madonna dell'Angelo, con l'affollata diga foranea a fare da tribuna naturale lungo tutto il percorso, sarà anche per lo spirito inclusivo che la rende sempre speciale, sta di fatto che l'atmosfera di questo evento caorlotto, organizzato dalla Federnuoto Veneta, è sempre capace di trasmettere particolari emozioni. Nella gara più partecipata, con 287 iscritti al via, quella dei 3.000 metri, vittoria al maschile e al femminile del team Veneto con Gianmarco Foglia e Sofia Fiumara. Nei 5.000 invece è successo del bolognese Andrea Fazio, mentre al femminile si è imposta la sandonatese Aurora Puggiotto. La team Event è stata invece un affare per il centro Nuotomira, mentre sugli altri due gradini del podio sono finiti altrettanti team della Natatorium Traviso. Ed un argento ed un bronzo è stato il bottino del Division Portoguaro ai campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle riservati ai gruppi spettacolo che si sono disputati questo fine settimana a Forlì. Sul secondo gradino del podio è salito il piccolo gruppo, meglio di loro ha fatto solamente il Roma Roller Team. Un pizzico di rammarico invece per il terzo posto delle junior al termine di una gara equilibrata ma di alti contenuti tecnici. Le portoghesi sono finite terze solamente per una questione di piazzamenti alle spalle dei gruppi spagnoli Olot e Aldea. Ed un'ultima notizia di calcio, il Portoguaro ha ufficializzato l'ingaggio del centrale difensivo Federico Dal Compare, classe 1994, giocatore di grande esperienza in Serie C e in Serie D, dalle caratteristiche che più si addicono agli schemi di Mister Conte. Dal Compare arriva in cerca di riscatto dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno allo Spinea. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime edizioni.